È stato il convegno La città per l'infanzia, una storia che si rinnova, ad aprire il programma di Bologna Città del Libro per Ragazzi, serie di iniziative che accompagnano e festeggiano la 50ª edizione della Fiera del Libro per Ragazzi che ha aperto i battenti oggi a Bologna. Era il 4 aprile del 1964 quando a Palazzo Renzo prese il via la prima edizione della Fiera che aveva già i caratteri dell'internazionalità. Un evento definito unico nel suo genere che secondo molti fu reso possibile dalle condizioni socioculturali della città che sono state ripercorse nel corso dei lavori dell'incontro. Il convegno ha ricordato la Bologna nella quale è nata la Fiera del Libro nel 1964, la Bologna che cercava anche il suo impegno civile, sociale e che faceva dell'educazione e della formazione per i bambini, la realizzazione dei servizi sociali, degli asili nido, delle scuole materne, una priorità dell'impegno dell'amministrazione di allora. Una Fiera del Libro di allora inaugurata dal sindaco Dozze e dal cardinale Lercaro, un altro esempio di grande incontro di culture della socialità e della comunità. Questa è una città che, appunto, come l'esperienza di questi 50 anni dimostra, è una città in cui c'è uno stretto legame tra il suo sviluppo economico, civile e il suo sviluppo culturale. Una città attenta all'educazione, alla formazione, che ha saputo attraverso, appunto, la Fiera del Libro per Ragazzi, costruire anche un'occasione importantissima internazionale di riflessione e di costruzione continua di una cultura che si rivolge anche ai ragazzi. Subito dopo il convegno è stata inaugurata dentro il Palazzo Comunale la mostra Leggevo che ero, ritratti col libro di infanzia, che ha per soggetto le immagini di alcuni dei principali protagonisti della Fiera del Libro in posa col loro libro di infanzia preferito che ha influenzato di più il loro percorso di crescita. Durante l'inaugurazione, anche per gli ospiti della mostra, è stato possibile farsi ritrarre con uno dei loro libri per ragazzi favoriti.